cominciata la 12ª giornata del campionato di Serie B femminile. Si affrontano Tavagnacco e Verona. Il Tavagnacco con il 4-3-3 in porta Marchetti, difesa. Trova un corridoio per il numero 36, può avanzare, guarda in mezzo all'area di rigore, il traversore Iacuzzi, lo stop, ancora all'indietro per Licco, ma Iacuzzi prova la soluzione personale, allarga, Gianbertini, nel servizio per Maroni, che prova le cross in mezzo, buono, il colpo di testa ad allontanare il numero 13, poi De Mattei, se il controllo di Iacuzzi, con il sinistro. Si tratta di
Simona De Maio. Gregorio, apertura per Amato. Era una giocata complicata, permette al Verona di... l'iniziativa del Verona quando parte da dietro l'impostazione da parte della formazione ospite. Andreoli ha dimostrato fra le linee di essere bravo a staccolare appunto questa manovra. Quindi Tavagnacco sbaglia in fase di impostazione, allora riparte Peretti allargando sulla destra per Bursi, si accentra Andreoli, qui l'intervento invece non è dei migliori, anzi irregolare, calcio Peretti, cerca il cross in mezzo, passa dentro, fa di mano e Vergari sbaglia da pochi passi, ma c'era un clamoroso fallo di mano da parte della numero 20, si mette fuori da pochi passi, questa nostra prestazione sembrava veramente iniziare dal fallo di mano. Andreoli, finire il sinistro, la parata percussione di Andreoli, Iacuzzi, Andreoli della bandierina. Arriva Gregorio in zona, smanaccia portiere Keiter, c'è un fallo di Celano, probabilmente di confusione, calcio di punizione per la Sverona, termina qui nel primo tempo dopo un minuto e qualcosa di più, 0-0 Tavagnacco e Verona. Sembrava fuori
gioco in precedenza da parte di Perez. Tavagnacco, rivediamo il risultato, Tavagnacco 0 e la Sverona 1.